primo maggio, festa del lavoro, si parla tanto di questo lavoro e anche la Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 1 proprio dedica al tema del lavoro il primo e più importante argomento. Allora, noi continuiamo a festeggiare la festa del lavoro il primo maggio e adesso però ne parliamo anche dal punto di vista storico con uno studioso, una persona che conosce la storia perché ha fatto delle ricerche in vari settori e ci può anche illuminare sul vero significato della festa del lavoro e dell'inno dei lavoratori. Ecco, abbiamo qui il dottor Giovanni Alpa, che Buonasera. È uno storico, che è un collaboratore del periodico Baccheronzius e di Tigulliana. E vorrei chiedere innanzitutto come nasce l'inno dei lavoratori, com'era organizzato il movimento socialista dell'epoca. L'inno dei lavoratori nasce dalla penna dell'avvocato Filippo Turati, grande teorico del marxismo italiano, che poi è l'onorevole Turati, che è stato presidente del Partito Socialista Unitario, il partito di cui Giacomo Matteotti era stato segretario. Ma qui andiamo prima. Siamo nel 1885. La classe operaia italiana non ha ancora un suo inno specifico. L'avvocato Turati scrive l'inno dei lavoratori e lo scrive come poteva essere scritto ai suoi tempi. Innanzitutto non si chiamava ancora inno dei lavoratori, si chiamava più semplicemente canto dei lavoratori. Siamo nel 1885 e qui, dottor Delpino, mi collego con quanto ha detto lei prima. Teniamo conto che un anno dopo ci saranno i fatti di Chicago, ci sarà il grande massacro ad opera delle guardie gialle della polizia americana contro gli operai di Chicago, che non erano soltanto statunitensi, vi erano anche tedeschi, slavi, italiani, soprattutto italiani. E questo inno in Italia verrà usato, ecco, negli anni successivi. Quando viene cantato questo inno? Questo inno viene cantato immediatamente dopo la strage di Chicago. Teniamo conto che dopo la strage di Chicago sia in Italia che in Francia ci saranno grandissimi disordini. In Italia questo inno verrà cantato nel 1890 e nel 1891, quando gli operai resisteranno alle cariche di cavalleria, dei bersaglieri, di polizia. E teniamo conto che anche più avanti, nei fatti del 1897, questo inno verrà cantato nel momento in cui nasceranno delle leggi antisocialiste analoghe a quelle precedenti che c'erano state in Germania con Bismarck, e l'Avanti diventa un giornale proibito, semi-proibito. Deputati socialisti, cantando l'inno dei lavoratori, prenderanno i giornali e li distribuiranno agli operai. È importante. Certo. Ascolti, a volte si fa anche un po' di confusione tra i vari inni. Sì. Ecco, che rapporto esiste tra l'inno dei lavoratori, addio Lugano Bella, e l'internazionale? Allora, l'inno dei lavoratori lo possono cantare tutti. Socialisti, anarchici, comunisti e forse anche repubblicani storici. Alludo ai repubblicani alla Barsanti. Quelli proprio estremisti. Addio Lugano Bella, un canto anarchico. È un canto anarchico che inizialmente prende il nome di inno degli anarchici, canto degli anarchici espulsi. Perché dopo vari attentati, teniamo conto che per molti anni gli anarchici sono stati di osservanza bakuninista, dobbiamo aspettare il congresso di Capolago perché gli anarchici comprendano la necessità dell'organizzazione politica.
Quindi dietro ad ogni attentato c'era un momento di repressione, leggi anti-anarchiche ma anche antisocialiste e antirepubblicane. Per cui l'avvocato Pietro Gori, che era l'avvocato difensore di Sante Caserio, colui che aveva attentato con buona riuscita alla vita del presidente francese Carnot, perché in Francia gli operai italiani emigrati erano maltrattati e lui, per rendere giustizia, giusto o sbagliato che fosse, ha compiuto questo attentato. L'avvocato difensore Pietro Gori è stato arrestato in Svizzera perché la Svizzera cedette alle richieste di tutte le potenze borghesi e fece anch'essa leggi anti-anarchiche, anti-internazionaliste. L'internazionale è molto meno recente perché intanto sappiamo che l'internazionale è scritta in tutte le lingue. In Italia verrà pubblicata sul quindicinale L'Asino, che era il giornale diretto da Podrecca, colui che poi sarà folgorato sulla via di Damasco e strizzerà l'occhio al fascismo, per non dire di peggio. A quei tempi Podrecca era un socialista. E viene pubblicato il testo in italiano importante, perché quando dice «Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso fior nel petto c'è fiorito, una fede c'è nata ancora». Questo è un distacco totale, un taglio del cordone ombelicale con la borghesia illuminata rivoluzionaria di sinistra. La classe operaia decide di essere classe autonoma. E quindi nasce l'internazionale tradotta in italiano. Qui mi collego con la domanda che lei, dottor Del Pino, mi ha fatto prima. Durante il congresso di Livorno, addirittura, nel 1921, c'erano tre tronconi. Due tronconi rimarranno nel Partito Socialista. E alludo ai massimalisti, che facevano riferimento al direttore dell'Avanti, cioè Giacinto Menotti Serrati, e ai gradualisti. Io non li chiamo riformisti, ai gradualisti marxisti di Filippo Turati e di Giacomo Matteotti. Al congresso loro hanno cantato l'inno dei lavoratori. I comunisti, quelli che avevano seguito Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci, hanno intonato l'internazionale. Sembrava quasi che fossero due inni contrapposti, assolutamente. Chi canta l'inno dei lavoratori ha tutti i titoli per cantare anche l'internazionale e viceversa. Cioè. Peccato che al congresso di Livorno questo non lo si sia capito e si è ritenuto opportuno di finire il partito. Si è parlato già allora di scissione. Bene, dunque, a proposito di strofe, ce n'è una in particolare, sì, ma poi ce n'è un'altra che le dirò, sì, che mi stuzzica moltissimo, perché una dice: se divisi siamo canaglia, stretti al fascio siamo potenti. Sì, ecco, poi il verbo delle genti, quel che abbraccia, quel esatto, per corpo, ogni cosa è sudor nostro. Qui c'è il fascio, sì, di mezzo, sì, no? C'è il fascio di mezzo, certamente, certamente. E poi il titolo delle parole dell'inno dei lavoratori e anche alcune strofe, sì, sono state successivamente modificate. Le rispondo subito e parto dall'ultima domanda. Alcune strofe sono state in ritornello modificate, perché quando l'avvocato Turati scrisse l'inno dei lavoratori era il 1885, il Papa era il Papa della Rerum Novarum, mi pare di ricordare il cardinale Pecci, Leone XIII, il quale scrisse la Rerum Novarum in funzione antisocialista. Non è vero che lo fece per difendere gli operai, difese gli operai quel minimo affinché non aderisse ai partiti socialisti. Un po' di concorrenza. Un po' di concorrenza. D'altra parte, ma questo non mi scandalizza, la Chiesa cosa di bello? Che i cambiamenti li fa gradualmente. Quindi non mi scandalizza, non sto facendo questa sede dell'anticlericalismo, ci mancherebbe, Dio mi guardi. La prima battuta fu il riscatto del lavoro, dei suoi figli, opera sarà, noi vivremo del lavoro senza papa e senza re. Teniamo conto che il re era Umberto I,
di triste memoria e non dico altro per rispetto verso il morto, dico soltanto di triste memoria. E quindi questa è stata la modifica. Per quanto riguarda, e qui mi collego alla sua prima domanda, dottor Bettino, per quanto riguarda la domanda del fascio, lei mi aveva chiesto qual era, diciamo, la geografia politica dei tempi in cui Turati scrisse l'Inno dei lavoratori. C'erano tre partiti socialisti, perché non esiste ancora il PSI, che nascerà nel 1892 come partito dei lavoratori italiani, e del 93 sarà PSI, sezione dell'Internazionale Socialista. Nascevano vari partiti locali. Uno di questi partiti locali era il Partito Operaio Italiano, guidato da Osvaldo Gnocchi Viali, un partito forte in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia, non di più. Aveva un giornale, organo di stampa, che si intitolava Il Fascio del Lavoro. Quindi, qui rispondo alla sua domanda: stretti al fascio siamo potenti. Per fascio si intendono le organizzazioni territoriali socialiste antecedenti il PSI. Teniamo conto, e qui mi collego con cose dette prima, che durante il triste governo Giolitti-Nicotera c'erano stati i fasci siciliani. I socialisti avevano quale emblema? I fasci e i crocifissi. Ma i crocifissi, quelli storici che si portano in processione, quelli grossi che pesano un quintale. E quando li portavano contro i carabinieri reali e contro i bersaglieri, Gesù guardava in faccia gli scioperanti e voltava le spalle alla forza pubblica. Esattamente come durante le crociate i soldati cristiani portavano il crocifisso quale bandiera. Federico Engels, fondatore dell'Internazionale Socialista, la Seconda Internazionale del 1889, lui ateo dichiarato, perché su Marx ho qualche dubbio che sia stato ateo, su Engels ne ho la certezza. Lui rivolse il plauso. Quindi i simboli socialisti pre-Costituzione PSI, fra i tanti, sono stati il Cristo, soprattutto in Sicilia, e il fascio. Teniamo conto che il fascio repubblicano, non è il fascio dei fascisti con la scure piantata di fianco fra le verde, ma è il fascio repubblicano della Repubblica Romana con la scure bipenne inserita al centro. Questo simbolo fu poi usurpato e vituperato dalla Repubblica di Salò, che lo usò per sfregiare il tricolore. La bandiera della Repubblica di Salò era l'aquila sul campo bianco del tricolore, che stringeva fra gli artigli orizzontalmente il fascio repubblicano. Il tempo c'è tiranno più ancora dei tiranni di quell'epoca, e quindi un'ultimissima domanda che riguarda il significato ideologico che possiamo attribuire a queste parole, che me le sono segnate: i confini scellerati cancelliamo dagli emisferi, i padroni e gli stranieri non sono lungi ma sono qui. Morte a regno della guerra al regno della morte. Prima parte sembra ancora attuale, sì, cioè abbattiamo le frontiere. Abbattiamo le frontiere. Allora, molti comunisti attribuiscono all'Inno dei lavoratori in genere un significato moderato. No, non sono d'accordo. Il significato politico è l'internazionalismo proletario. I confini scellerati, cancelliamo dagli emisferi, i padroni e gli stranieri non sono lungi, ma sono qui. Altro che significato attuale. Il mio fratello, secondo i socialisti, i veri socialisti ritengono compagno cum panis, che mangia dello stesso pane, l'operaio da qualunque parte del mondo provenga. Quindi non c'è differenza fra l'operaio turco, fra quello tedesco, fra quello mongolo e fra quello
ganese. Questo è il significato dell'inno dei lavoratori. Per questo i padroni e gli stranieri non sono lunghi, ma sono qui. Bene, noi ringraziamo il dottor Giovanni Alpa perché ci ha dato questa pillola di storia ed era giusto rievocare in questo momento in cui si celebra il 1° maggio, la festa del lavoro, e dire che è una festa di tutti, indistintamente, proprio perché l'inno dei lavoratori, l'inno del 1° maggio, è una festa che riguarda tutti noi perché tutti, bene o male, purtroppo, siamo oggi più sfruttati che mai. Allora, arrivederci alla prossima pillola. Grazie.